San Maria de Matias, protagonista di un amore essenziale. Sull'onda del tempo, scandita dallo spumeggiare dei sentimenti e della partecipazione profonda, possiamo sincronizzarci con la spiritualità di Maria de Matias, fervente apostola del sangue preziosissimo di Cristo, redentore delle nostre anime. Molti hanno parlato e scritto di lei, ce l'hanno fatta sentire vicina, amica, sorella, modello contemporaneo. Sull'orizzonte della nostra anima è apparsa, ben configurata, la sua immagine con la policromia delle sue iniziative apostoliche, onde attirare le anime all'aperto costato di Gesù crocifisso. E affinché nemmeno una goccia del suo sangue preziosissimo fosse sparsa in vano. Così scrive. Un anelito mistico e profondo, una contemplazione amorosa ha alimentato il suo vivere, la sua dottrina, la sua fecondità nelle opere. Vediamo in ciò la continuità spirituale ed operativa del ora et labora di San Benedetto, o del contemplata alis tradere, trasmettere i frutti della contemplazione del grande Tommaso d'Aquino, proclamato Doctor Humanitatis. Anche Maria de Matias fu esperta in umanità. Pochi mesi prima della fondazione, nel dicembre 1833, invia una lettera programmatica al vescovo di Anagni, ove espone il suo programma, che già oltrepassa gli schemi ordinari di fondazioni parallele, ma ella sa che lo supererà ed aggiunge che, crescendo il numero delle compagne, si farà quel di più, cui non possono ottemperare una o due maestre, e dichiara in una successiva lettera: in questo istituto si troveranno tutti gli aiuti necessari, e questo in tutti i tempi, mentre noi siamo disposte di sempre faticare e di dare anche la vita per la salute delle anime. La nota peculiare del suo carisma personale ed apostolico si trova in questo quid, questo di più, che ella scopre dentro di sé come una nuova chiamata. Maria de Matias non è soltanto una maestra, fondatrice di una congregazione di maestre. Ella è apostola e maestra di umanità. È tutto qui il senso della sua contemporaneità essenziale ed esistenziale. I santi sono come le cime svettanti dei monti. Ognuno, ognuna è una meraviglia irripetibile, ma poggiano tutte su una base comune, su questa chiamata universale alla santità, all'interno della quale risuona anche la nostra chiamata, la mia, una nuova chiamata, la mia, quella per la quale Gesù mi ha chiamato per nome, e vogliamo rispondere: eccomi.